Ouais. Ton zoom il est un peu. Mosque. Ouais, oh, bella raga, stiamo andando in piazza del Casinò dove hanno aperto praticamente un nuovo quartiere di tutti i negozi fra Louis Vuitton, cioè qualunque cosa. Adesso lo andiamo a vedere che è veramente figo. Cioè nuovo, l'hanno aperto tipo un mese fa. In ogni caso adesso andiamo a vedere. Il problema è che c'è quel cazzo di tennis a Monaco, che è lo sport più sfigato del mondo. Scusate se si fa dei tennis e mi piace il tennis. E quindi c'è tutta la strada bloccata per arrivare a Piazza del Casinò, che è a 2 minuti da casa mia, ci sta mettendo 1 ora e mezza. Comunque, ma andiamo là, mi faccio vedere il quartiere che è veramente figo. Introduction faite. Maintenant on va baiser toutes ces petites putes là. Qua prima dove ci stavano tutti i negozi dentro delle palle che stanno smontando, e tipo fino a settimana scorsa qua era pieno di negozi. Adesso non c'è più un cazzo di niente. Ok, qua è tipo l'inizio di questo quartiere qua che hanno aperto. Cioè guardate quanto sono cazzo fighi anche sti palazzi. Ok raga, tra l'altro sono tornato adesso in Piazza del Casinò e siamo riusciti a infiltrarci, se non ci arrestano prima, dove ci sono i cantieri per le palle che vi ho detto che stavano smontando. E questo posto è spettacolare. Qua praticamente sarebbero tutti i vecchi negozi di Louis Vuitton, Gucci, c'è veramente qualunque cosa. Questo è praticamente proprio l'ingresso pieno di questa strada, che è veramente figa. Tra l'altro adesso non so perché non sta mettendo a fuoco, ma il posto è assurdo. Tra l'altro è per la prima volta, non sono assolutamente a disagio per il fatto che sto vloggando qua, perché tanto sono tutti turisti e non rivedrò mai più assolutamente nessuno. Vedete un po' di orologi Tamarri. Bam, anche se lo metto a fuoco. Fanno veramente cagare. Oh cazzo, sto troppo zoomando. Mercoledì, che è il 24, apre anche Balenciaga qua da qualche parte. Non so se andrò all'apertura, perché esce, apre lo stesso giorno che esce Avengers Infinity War. E quindi niente, o vado là o vengo qua a vedermi l'apertura di Balenciaga. Ma sinceramente penso che andrò a vedermi il film. Però comunque di negozi fighi qua è pieno. Cioè guardate anche quanto è figo qua Celine. Adesso vi faccio vedere tutti. Qua Prada, veramente spaziale. Sono fatto una petite caschetta, è di Paola lì. Non mi lasciavo. Louis Vuitton comunque, che è questo qua, fra tutti è quello allestito meglio, è veramente una cazzo di figata. Vabbè, Cartier. No, però super figo veramente. Spettacolare. Fate cagare. Comunque dai, sta collezione di Virgil Abloh ci sta, non fa troppo cagare come l'ho insultata per anni. Ok, da uomo, madonna, non sono controluce. Da uomo praticamente non c'era un cazzo, quello che c'era vi ho fatto vedere, era tutta roba da donna alla fine, quindi non c'era neanche tanta roba da farvi vedere, visto che mi seguono tipo 3 ragazze, e quelle che mi seguono vi voglio bene. Ok, tra l'altro vi ho detto che apre il negozio di Balenciaga mercoledì, ma non mi ricordo assolutamente più dov'è, volevo far vedere. Dovrebbe stare dove ci sta Goyard e Gucci, che sono dall'altra parte, che è tipo qua sotto nella discesa. Adesso vi faccio vedere. Figo, adesso al massimo andiamo anche a fare un giro da Gucci. Qua praticamente la via un po' più sfigata, dove ci stanno Gucci, Goyard e mi pare Hermès più avanti. E un po' più sfigata semplicemente perché sta attaccato alla strada, mentre l'altro è proprio in un quartiere a parte. Qua ci sta Gucci tipo. Però sono molto molto più grandi i negozi rispetto alle altre parti, tranne forse Louis Vuitton che ha 3 piani, ma a parte gli altri sono un po' piccolini. Sta qua, fighissimo il negozio di Goyard tra l'altro. Se voi adesso entriamo, se volete voi entriamo. Comunque questo qui penso che fosse più o meno tutto quello che c'era da far vedere. Voi non so se siete mai venuti a Monaco, se avete mai fatto un giro di qua, ma vi assicuro che prima faceva tutto molto più cagare, sia i negozi che tipo anche la piazza in generale. L'hanno cambiata da qualche mese e hanno fatto bene, veramente molto più figo così. C'è un po' più di vita, è molto più colorato, molto più acceso, c'è molta più gente e i negozi sono tutti molto più fighi.
quindi sono super contento che abbiano messo a posto e vi ho fatto vedere anche un po' della mia city, che non faccio mai vedere da nessuna parte. E non so se ve ne frega mai qual cazzo a qualcuno delle macchine, che la gente mi segue, ma qua comunque è pieno di macchine fighe, qua fai vedere. A livello di macchine c'è della roba veramente figa anche qua intorno, ma non soltanto adesso che c'è il tennis, ma proprio durante tutto l'anno pieno così di macchine. A me interessa, sinceramente non me ne frega un cazzo, quindi non ho tutta questa hype, ma in generale è veramente figo. Come sempre quando faccio i vlog mi sono scordato di fare una outro al video. Farò una cosa molto semplice: questo qui è praticamente il primo episodio, se vi piace continuerò, di questa specie serie di vlog semi a scazzo che carico una volta alla settimana, il mercoledì, dove faccio stronzate, vi mostro quello che voglio, il video può essere veramente incentrato su qualsiasi cosa. Sta settimana avevo voglia di farvi vedere questo nuovo quartiere che hanno aperto qua a Monaco e mi sembrava carino. Il video è girato male, ci sono poche riprese, migliorerò col tempo, ma anche l'obiettivo è rifare anche una roba chill, senza 2 milioni di ore di montaggio, con semplicemente io che vi faccio vedere qualcosa, io che vi parlo di qualcosa nella maniera più semplice possibile. Fatemi sapere se vi piace o se volete magari più qualità nel video, magari con, non lo so, montaggio più accurato, riprese più fighe, robe del genere, o se vi piace di più questo stile un po' più familiare. In ogni caso io vi ringrazio di essere arrivati fino alla fine del video, ci vediamo venerdì con la canzone della settimana già registrata, lunedì col TGI, per settimana prossima ho già registrato il vlog anche per settimana prossima, quindi io niente, vi voglio bene, grazie, passate dall'Instagram, iscrivetevi al canale, io voglio bene, bella.